E non è San Martino, naturalmente, senza un bel piatto di fave bollite e un buon bicchiere di vino. Frecondiamo con peperoncino, pepe nero, questa volta mettiamo anche un po', pochissimo per aromatizzare, sale e olio. Cosa rappresenta San Martino per lei? San Martino rappresenta l'infanzia, rappresenta quando ci riunivamo davanti alla botte con i parenti, con gli amici. Questo per noi è San Martino, l'infanzia. L'infanzia è soprattutto l'allegria che si veniva a creare intorno alla botte e soprattutto per gli amici, per i parenti che ci riunivamo, non solo per il fatto che mangiavamo le fave, il pane condito e bevevamo un bicchiere di vino. Ecco, abbiamo preparato poc'anzi il pane consato che vedrete prossimamente su Onda TV e sulla pagina Facebook di Bella Sicilia. Com'è stato preparato questo pane? Allora, il pane lo abbiamo preparato, questo è semplice, l'abbiamo preparato con olio, sale, peperoncino e un po' di pepe nero per aromatizzare. Ecco, così. Ed è un peccato che non riusciamo a far sentire il profumo, ma è veramente invitante. Adesso non resta che concludere il tutto con un bel brindisi. Iniziamo una piccola botticella del nostro vino Novello, in compagnia del nostro Adriano Monachino. Ricordiamo sempre e ringraziamo il programma Bella Sicilia e Onda TV per essere stati ancora una volta qui con noi. San Martino, come forse tutti sapranno, che era un militare, un soldato romano, che si era arruolato, faceva il militare e un giorno durante un suo viaggio incontrò un poverello d'inverno quasi mezzo nudo. Allora, mosso a compassione, poiché dotato di grande generosità, tagliò il suo mantello in due e lo divise con quel povero uomo. E gli salvò probabilmente la vita perché faceva freddo. E, tant'è vero che la leggenda narra che il buon Dio ha fatto sì che quel giorno, visto che San Martino, si era scoperto, gli ha fatto spuntare il sole. Da qui la famosa estate di San Martino, per riscaldarlo, per riscaldare lui e anche quel poverello che era rimasto nudo, mezzo nudo. Quindi da allora, durante questo periodo, il tempo cambia, diventa un po' più tiepida l'aria, proprio in ricordo di San Martino. Voglio fare un brindisi a tutti gli amici che seguono Bella Sicilia, ad Adriano Monachino, al programma Bella Sicilia, a Onda TV, a mio figlio e a tutti gli amici di nuovo, perché sono tantissimi e spero che crescano ancora di più di numero. E un brindisi lo voglio fare anche al mio caro padre Turi Illuminato, perché come San Martino anche lui è distinto per la sua genuinità, simpatia e per la sua grande generosità. Un brindisi a voi tutti, a San Martino, e un bicchiere di vino per voi ci sarà sempre. Salute!